Buongiorno amici, un saluto a tutti. Come da titolo avrete già capito che oggi parliamo di pistola termica, è quell'oggetto che usano i carrozzieri per sverniciare la vernice delle automobili o di piegare paraurti o altri lavoretti simili. Comunque, un oggetto indispensabile nelle carrozzerie. Questo oggetto è del signore Emanuele che saluto. Ciao Emanuele, io già Emanuele lo conosco da parecchio tempo perché ho riparato un televisore Samsung, ma comunque questo oggetto mi mancava, grazie Emanuele che me l'hai mandato così posso fare un video e chissà che magari a qualcuno può essere utile perché può riparare la sua pistola termica. Ma attenzione amici, non fatelo se non siete esperti, attenzione. Non fatelo perché è molto pericoloso, perché qui si parla di corrente, quindi se vi capita un incidente su questo oggetto durante la riparazione rischiate la vita. Attenzione, non fatelo se non siete esperti. Benissimo, andiamo a vedere la marca dell'oggetto. Il modello esatto è SV600-S, 230 V 50-60 Hz, 2000 W. E la temperatura è di va da 100 gradi fino a 600 gradi. Qui notiamo un simbolo molto importante per le persone che non lo conoscono. Questo simbolo, il quadrato nel quadrato, indica il doppio isolamento. Benissimo, partiamo subito con la prima vite. Una cosa che vi voglio dire che ho dimenticato. Vi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale perché il vostro contributo è molto importante. Tolta la prima vite, andiamo a ruotare questo collare di qua e sfiliamo il collare. Poi andiamo a togliere lo spessore che serve a proteggere la plastica del collare e poi iniziamo a togliere le altre viti. Guardando insieme abbiamo una, due, 3, 4, 5 e 6 viti. Andiamo a togliere queste 6 viti. Andiamo a esaminare un po' come è fatto il circuito, quindi abbiamo la fase neutro, ricordiamo che il marrone è la fase e il neutro è il blu, la fase continua fino al nostro interruttore che poi viene attivato, quindi viene spezzato con un altro filo, il filo giallo continua con la fase e invece il neutro va diretto saldato sulla scheda, eccolo qui, che finisce qui. Invece la fase viene spezzata con questo interruttore che va con il filo giallo qui su questo diodo di potenza. Qua abbiamo un condensatore, ci scommetterei che è un per 2, infatti è un per 2, quello che si usa sui classici alimentatori da computer o alimentatori classici, che serve come filtro. Ah, poi notiamo qui un bel motorino, questo motorino è quello che fa girare sicuramente la ventola all'interno, quella che fa uscire l'aria, quindi o aria fredda o aria calda, questo motorino fa funzionare questa parte qui. Adesso per rimuovere tutto questo blocco dobbiamo svitare altre due vite all'interno. La prima vite è qui. Per non sbagliare mettete le viti da parte così non possiamo confonderle con le altre, io di solito faccio questo tipo di lavoro. Tolte le due viti, vediamo cosa succede. Oh, finalmente la parte importante, ecco qui. Questo qui è, diciamo, la sonda termica, infatti abbiamo due fili, la sonda termica che va sotto questo transistor al pin 1. Andiamo a vedere. Infatti questa sonda è quella collegata sicuramente al primo pin qua di questo transistor. Questa sonda, la sonda che fa scaldare l'aria ha due fili,
e va direttamente qui sul primo pin di questo transistor. Quindi dobbiamo capire che tipo di transistor è, andiamo a capire se è buono ancora e poi andiamo a esaminare anche altri componenti. Notiamo subito che sul motorino, questo qua che fa girare la ventola, abbiamo un ponte raddrizzatore formato da quattro diodi e due condensatori di filtro. Benissimo, iniziamo subito a verificare il diodo centrale e vediamo un po' di cose. Dopo aver esaminato perfettamente tutti i componenti, ho un sospetto o su questo integrato, il pilota di tutto, oppure di questo transistor, che adesso andiamo a capire bene che tipo di transistor, lo andiamo a misurare, ma prima di tutto ovviamente va dissaldato perché sennò così sul circuito è anche un po' difficile da controllare. Quindi adesso io lo vado a dissaldare. Dopo aver dissaldato il componente, notiamo insieme che si tratta di un BTA12, quindi di un TRIAC standard, che però io non ho qui a casa, quindi alla fine lo devo ordinare. Arriverà fra una settimana, invece per voi passerà soltanto un secondo. Quindi un attimo che lo posiziono sul banco prova con il TRIAC nuovo, andiamo insieme a fare il confronto per capire se ho beccato il problema o se il problema è tutt'altra parte. Quindi andiamo a scoprirlo insieme. Ed ecco qui, finalmente è arrivato il TRIAC. Non vedevo l'ora di fare questo video. Un consiglio che vi devo dire prima di continuare è quello di 1. Scaricarvi il datasheet perché contiene tutte le informazioni utili su questo componente e chissà che magari un giorno lo volete utilizzare per fare un vostro circuito, perché no? Perché una volta conosciuto il componente si può anche creare un circuito e chissà, magari utilizzarlo per fare qualcosa, qualche esperimento, oppure chissà che magari lo potete ancora ritrovare in una scheda guasta e lo potete già riconoscere più facilmente. Quindi uno, leggetevi il datasheet e studiatevelo un attimo. E la seconda cosa è quella di procurarvi un tester analogico di tipo questo per fare le varie prove, perché altrimenti con un tester digitale non si può fare. Questi sono due consigli molto utili che vi voglio dire prima di continuare. Adesso andiamo subito a testare il componente. Andiamo a testare il TRIAC nuovo, quindi con il tester analogico mettiamo i puntali su ohm scala per 1. Andiamo a testare A1 con A2. Ok, facciamo il contrario, A2 con A1, perfetto. Adesso andiamo a testare A2 con gate, ci siamo, facciamo l'opposto e qui ci siamo. Adesso se andiamo a testare A1 con gate otteniamo una resistenza. Questa resistenza deve essere uguale se invertiamo i puntali. Perfetto, così ci dice tutto che è perfetto e funzionante, ma la giunzione interna che non si vede la dobbiamo testare. Per testarla dobbiamo fare questa cosa, quindi mettiamo puntale più su A1, puntale meno su A2 e con un qualcosa di metallo dobbiamo mettere in corto A2 con gate in questo modo. Ecco, la giunzione è entrata in ohm, quindi è aperta, perfetto, vedete che è funzionante. Se io tolgo l'alimentazione, la giunzione cade giù. Quindi riproviamo per la seconda volta, andiamo a fare un corto, perfetto, vedete che è perfettamente funzionante. Adesso andiamo a provare l'altro TRIAC, eccolo qua.
La stessa cosa che abbiamo fatto prima la ripetiamo. Andiamo a vedere. A1, A2, A2, A1. Poi facciamo A2 con gate. E poi facciamo anche il contrario. Ok. Sembra che tutto perfettamente buono. Andiamo a misurare la resistenza tra A1 e gate. Guardate com'è alta rispetto a quell'altro, però vediamo se è sempre uguale anche al contrario. Sì, è sempre uguale, è un pochino alta rispetto all'altro, ma comunque sembra che va tutto bene. Ma andiamo a provare la giunzione, vediamo. Quindi alimentazione, il più su A1 e il negativo su A2, e andiamo a mettere in corto A2 con gate. Vediamo un po' cosa succede. Ai 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 ragazzi, guardate, appena tolgo cade giù, quindi non si apre, la giunzione non è buona. Ecco, abbiamo trovato il guasto finalmente. Questo Triac BTA12 non è buono, guardate, va giù subito. Allora adesso non ci resta altro che sostituirlo. Incrociamo le dita che va tutto bene e poi proviamo ad accendere la nostra pistola termica. Facendo la prova ho notato che il pulsante si sposta e va indietro, vedete come si sposta, va indietro, e ho notato anche che sotto qui al pulsante c'è tutto un liquido appiccicoso. Qua ho notato che c'è la colla a caldo, anche qui ce n'è tantissima, e poi è collata tutta giù verso il basso di qua. In pratica hanno già cercato di riparare questo pulsante, ma io non lo sapevo che era rotto anche il pulsante, e ho visto che non fa bene il suo lavoro. L'unico modo per sistemare anche questa roba qui, secondo me, andrebbe inserito qui all'interno un pezzettino che fa diciamo spessore, quindi il pulsante poi non va indietro, si appoggia su questa parte qui in plastica dietro il pulsante, e praticamente una cosa così che tiene così, che lo tiene verso fuori, e ovviamente poi il pulsante non va più indietro. L'unica cosa che per costruirlo bisogna farla con un materiale che non si scioglie, ad esempio del legno duro o qualcosa di simile. Ma comunque, vabbè, a parte questa roba qui che non sapevo, adesso finalmente possiamo fare la prova. Vado a inserire la spina di corrente, il pulsante è già su, vediamo che lo metto già al 2 e vediamo se funziona. Spina inserita, perfetto ragazzi, viene fuori una bella arietta calda. Qui ovviamente c'è la regolazione per alzare e abbassare. Sì, funziona benissimo. Bene amici, spengo, riprendo il video perché non posso tralasciare questo particolare dell'interruttore rotto, perché alla fine non è un lavoro fatto bene, concluso in maniera ottimale. Per risolvere il quadro della situazione ho pensato di prendere un pezzettino di legno, quindi un pezzo di materiale isolato. Questo è legno di multistrato di pioppo, leggerissimo e facile anche da lavorare, quindi è perfetto per questa occasione. E ho pensato di inserirlo dietro il pulsante come un cuneo, ovviamente lavorato nella forma corretta, per poter fermare l'interruttore. Ed ecco il cuneo completato, ovviamente isolato per sicurezza con del nastro isolante, ed è perfetto perché ha la forma per poter bloccare benissimo il pulsante. Sfruttando questa parte in plastica non si sposta, qui non si sposta perché è bloccato, ed è l'altezza perfetta per richiudere, e il pulsante vediamo come scorre bene senza nessun tipo di problema. Bene amici, se questo video vi è piaciuto ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, ma prima voglio anche salutare l'ultima persona iscritta al mio canale, che si chiama Frank Creator, la trovate qui sotto in descrizione perché voglio mettere il suo canale, e lo ringrazio tantissimo. Se anche voi volete iscrivervi al mio canale fatemelo sapere, scrivetelo sotto nei commenti,
che anch'io mi iscriverò al vostro canale, perché così possiamo scambiare delle opinioni in questo campo di elettronica infinito. Per il momento è tutto, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao amici!